Teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. In studio Luca Telese e Flavio Grasselli. In Ucraina la protesta dei movimenti filorussi non si quieta. Questa domenica, qui a Donetsk, a 700 km da Kiev, la piazza ha gridato contro il nuovo Parlamento. Tensioni che sono lo specchio di un paese lacerato e confrontato al rischio di non preservare la propria unità. Cardinali, berretta rossa come il sangue, che devono essere pronti a versare per Cristo. Spesso però prevale tra loro la concezione di far parte di un'elite, di partecipare a giochi di potere. Francesco spazza via tutto questo con un richiamo forte come mai si era sentito echeggiare dentro la Basilica di San Pietro. Si rivolge agli oltre 150 cardinali presenti, 18 hanno appena preso la porpora, il 19esimo neocardinale, l'ex segretario di Giovanni XXIII, Loris Capovilla, 98 anni, non è potuto essere presente. Il cardinale, specialmente a voi lo dico, entra nella Chiesa di Roma. Fratelli, non entra in una corte. Lo chiamano il valore monetario del capitale umano e quel valore in media per un italiano è di 342.000 euro. Chissà se ispirati dal film di Paolo Virzì o dalla massima che tutto ha un prezzo, la scienza si è cimentata nell'esperimento di quantificare il valore della vita e a chiedersi se sia lo stesso per tutti. No, risponde l'Istituto Nazionale di Statistica, che sfuggendo alle implicazioni filosofiche si concentra su un solo parametro, la capacità di generare reddito. E dunque già obbliga a rimodulare la domanda: quanto vale un lavoratore, visto che di capitale si parla? Non valiamo tutti lo stesso. Il risultato dipende dalla retribuzione, dal livello di istruzione. Il capitale umano di un uomo è pari a 453.000 euro contro i 231.000 di una donna. Certamente c'è una parte delle rendite finanziarie che non è in linea con la tassazione che vi è in Europa. 25%. Ecco, quindi questo argomento per portare più soldi nelle fasce più deboli forse va valutato. Ecco, e su questa fila c'è un qualche sentore che magari volete tassare anche i bot? Ma, ripeto, le rendite finanziarie sono rendite. Una signora anziana che ha 100.000 euro di bot, che gli rendono magari un tot di soldi, a cui si toglie 25, 30, 50 euro in più, non credo che abbia un problema di salute, diciamo, ecco, quindi vediamo da caso a caso. Ma come filosofia tutto questo, queste ultime cose di cui stiamo parlando, non profilano una sorta di patrimoniale, perché in fondo anche la l'IMU è stata una patrimoniale, perché la casa spesso è l'unico patrimonio che c'è. L'IMU fu una patrimoniale, certamente il governo Monti la introdusse perché il paese aveva bisogno di sistemare i conti, avevamo lo spread altissimo, l'Italia era in una situazione di non credibilità internazionale. Quindi lei dice che l'IMU è una patrimoniale. L'IMU è stata una patrimoniale a tutti gli effetti. Ultimi ritocchi al discorso, ultime ore, poi l'esame di Palazzo Madama. 173 il numero uscente, i voti sulla carta della maggioranza, quelli del suo predecessore. Matteo Renzi però non vuole perdere tempo e lavora soprattutto alle cose da fare, al suo serrato cronoprogramma. La platea si è espressa per un sì, in verità, condizionatissimo, un sì non al governo ma alla permanenza nel PD. Questo è stato un po' il tema della settimana. Io ho un problema personale che credo che preceda qualsiasi altra scelta, che non siamo legittimati a votare un governo che non passi dal voto degli elettori. Chi vota la fiducia al governo Renzi vota la fiducia alla Merkel, alle banche, a Bruxelles e ai tifosi dell'euro. Quindi noi siamo esattamente dall'altra parte della barricata. Io... Nessuno sconto. Non mi piace Beautiful, non mi piace la retorica del giovanilismo, non mi piace la retorica del tutti giovani poi magari poco competenti, però, poco preparati e poco esperti. Dopodiché auguri e figli maschi. Segnerete sul vostro popolo in Gran Bretagna, Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda in base ai loro territori e costumi? Prometto solennemente di farlo. Più forte, da qua giù non vi sento. Prometto solennemente di farlo. Molto bene. E farete sì col vostro potere che la legge e la giustizia con misericordia vengano applicate in tutti i vostri giudizi? Lo farò.
Lo farò, poi c'è un lungo pezzo sul difendere la fede. Continua sciocchezze, 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 fin quando finalmente dite le cose che io ho qui prima promesso, le metterò in atto e manterrò, che Dio mi assista. Non dovete dire altro, quattro brevi risposte. Lasciate il libro, firmate il giuramento e siete re. Facile. Come il consigliere Marra vi ha appena annunciato, ho sciolto la riserva e quindi avverto la responsabilità, la delicatezza e anche la straordinaria, lo straordinario onore che deriva dal dare all'Italia un governo che sia in grado di affidare una speranza. Il fatto del giorno è senza dubbio la polemica sulla proposta del ministro Delrio, ma non è neanche una proposta, è come una voce dal Sen fuggita, di aumentare la tassazione sulle rendite e segnatamente sui bot. A una domanda che il nostro Mirko vi ha fatto sentire di Lucia Annunziata, che gli chiedeva se era possibile che si toccasse qualcosa sul prelievo fiscale che grava i buoni, Delrio, neo ministro forte del governo perché sottosegretario alla presidenza di Matteo Renzi, ha detto: ma sì, in fondo una vecchina che ha 100.000 euro può pagare qualche lira di più, 30-40 euro. Allora, a sorpresa dirò che non mi scandalizza affatto quello che ha detto Delrio, pur essendo io ferocemente contrario a qualunque aumento delle tasse. Sono due discorsi diversi, anzi sarebbe bello se fossero collegati. Non capisco lo scandalo intorno alla proposta del Rio, perché se un governo per una volta dicesse che è disposto ad abbassare la pressione fiscale, cioè ad abbassare le tasse sulla produttività alzando quelle sulla rendita, non ci sarebbe veramente nulla di male. Però che cosa succede? Che queste parole non vengono mai pronunciate. Del Rio non ci ha detto: stiamo pensando di abbassare le tasse su chi lavora per aumentare leggermente le tasse su chi ha beni, su chi ha capitali, su chi vive di rendita. Ci ha detto semplicemente che vuole aumentare i 30-40 euro il bot, e poco dopo, culmine, come dire, del paradosso, Palazzo Chigi ha annunciato una nota di smentita. Allora la domanda è: se uno fa un discorso sulle rendite e sulle tasse in Italia, deve farlo bene. Se uno fa un discorso sulla tassazione in Italia, non può ridurlo a una battuta. Ovviamente ci sono tantissimi equivoci che vanno chiariti, per esempio sui bot, però che sono tassati al 12,5%, ma non vuol dire che la famosa vecchina educata da Delrio pagherebbe su 100.000 euro 12.000 euro, come ha detto improvvidamente qualche oppositore di questa manovra anche fra le fila del centrodestra. E il contrario, pagherebbe e paga il 12,5% sulla parte di guadagno, di profitto, di interessi che gli arrivano da quei bot. E quindi se avesse 100.000 euro e pagasse qualcosa di più, 30-40 euro in più, pagherebbe anziché 380 euro 420 euro. Quindi non sarebbe un prelievo bolscevico, ma sarebbe un sacrificio che può avere senso in Italia soltanto se si fa questa cosa, cioè se si approfitta dei soldi che arrivano raccogliendoli in qualunque modo per abbattere, e intendo veramente abbattere, le tasse su chi lavora, che sono alte e che sono insostenibili, che fra una cosa e l'altra, addizionate prelievi fiscali, previdenziali, arrivano quasi al 55-60% in alcuni casi. Il problema di Del Rio quindi non è assolutamente che parla di un prelievo fiscale, il problema è che non lo iscrive in un discorso di equità e di messa in regola dei conti, non lo mette soprattutto in relazione a un discorso fondamentale che secondo me dovrebbe essere il cardine di tutto: chi produce deve pagare meno e chi vive di rendita deve pagare di più. Io delle selezioni oggi lo farei cominciare da qua. There's one for you, 19 for me.